Assessore, il significato artistico e culturale del circuito del mito all'interno di un territorio come la Sicilia? Ma la Sicilia è da sempre uno scrigno di tesori architettonici, di tesori artistici, di paesaggi straordinari. Il significato del circuito del mito è cercare di portare spettacoli e quindi spettacoli teatrali, rappresentazioni, concerti, anche mostre d'arte in questi luoghi straordinari d'estate, usufruendo di questa rete bellissima di teatri classici, di teatri greco-romani, ma anche di antiche filande, di ville padronali, di palazzi aristocratici ormai in possesso del demanio o ancora in qualche modo gestite dai privati, e d'inverno nelle grandi cattedrali o in alcuni spazi dei centri storici, per appunto farvi svolgere tutta una serie di eventi, tutta una serie di manifestazioni, e quindi contribuire in maniera diretta al consolidamento dei flussi turistici in Sicilia e soprattutto ad un obiettivo a cui noi teniamo in modo particolare, che è quello della destagionalizzazione, della delocalizzazione di questi flussi turistici. Per questo il circuito del mito anche in inverno? Sì, per questo anche in inverno, e in questa stagione, la stagione invernale 2011-2012, abbiamo puntato sull'eccellenza, sulla qualità e sulle mostre d'arte. Abbiamo avuto grandi interpreti al femminile come Teresa Salgheiro ed Etta Scollo, proprio perché quest'anno il tema dominante è appunto la Sicilia al femminile, ma anche la Sicilia che incontra la contemporaneità attraverso il mito. Il mito, come è noto, è una narrazione di fatti, di storie primordiali, ma è anche una disamina attenta e simbolica delle eterne vicende umane. Noi abbiamo puntato su questi due elementi. Ci sono state 7 grandi mostre, una addirittura deve ancora aprirsi, si aprirà il 25 febbraio al Real Albergo dei Poveri, ed è un'occasione particolare per conoscere una storia poco nota, ovvero la produzione di 25 pittrici siciliane con 200 opere in un periodo che va dal 1850 al 1950. La mostra si chiama Arte Donna, 100 anni di pittura femminile in Sicilia. È un evento unico perché non è mai stato organizzato nulla del genere in Sicilia, anzi sono duri a morire certi stereotipi, certi luoghi comuni di una subalternità costante e continua nel corso dei secoli della donna siciliana rispetto ad una società sempre e comunque vista come società patriarcale, quindi una sottomissione che passava generazionalmente dal padre al marito, per poi continuare anche all'interno della società. Questa mostra fa vedere che in realtà le cose non stavano esattamente così, che c'era un'altra Sicilia, inizialmente presente in ambiti aristocratici, altoborghesi, poi nei ceti medi, ma poi anche, devo dire, nelle zone più arretrate dell'entroterra. E quindi è una testimonianza autentica di una realtà storica che teniamo a sottolineare.